Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura. Andiamo a Chieti, dove domani approderà all'interno del Consiglio Comunale il piano di riequilibrio finanziario. Questa mattina i dettagli del provvedimento sono stati illustrati dall'amministrazione comunale. C'è un buco di bilancio, a detta dell'amministrazione comunale, secondo i conti fatti, di circa 78 milioni di euro. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Il comune di Chieti è pronto a dare il via ad un piano di riequilibrio finanziario che nella giornata di domani sarà portato in consiglio comunale. Questa mattina a Palazzo di Città, nel corso di un incontro con la stampa, il primo cittadino Diego Ferrara ha spiegato i motivi del provvedimento, assicurando che non ci sarà una manovra lacrime e sangue. In campagna elettorale, non a caso, parlavo di appena insediato, e se fossi stato eletto sindaco, come è avvenuto, di dover aprire il coperchio di un vaso di Pandora e vedere come erano i conti del comune. Attualmente, dopo una ricognizione dura, durata mesi, scopriamo che i debiti sono ingenti. Come avete notato dai mass media, siamo arrivati a 78 milioni di passivo, che il nostro piano di riequilibrio, che passerà domani al vaglio del Consiglio Comunale, dovrà con fatica rimettere in ordine. E questo è per questo motivo che chiedo a tutta la cittadinanza, ma anche all'intero Consiglio Comunale, di stare a fianco all'amministrazione senza pregiudizi e senza giudizi di parte, perché fondamentalmente, se venisse approvato, potremo ricominciare ad avere un po' di sollievo, insomma, come città e come amministrazione. Da questo punto di vista ci saranno, però ci dovranno essere dei tagli? Ma guardi, io ripeto sempre sui giornali e per bocca dell'opposizione, di molti appartenenti all'opposizione, ho sentito utilizzare la frase saranno manovre di lacrime e sangue. Io obietto a questa visione delle cose, perché non sarà assolutamente così. L'aumento delle tariffe sarà estremamente moderato. Per quanto riguarda l'IMU, che è stato detto che sarà addirittura raddoppiato, sarà solo rimodulato e quindi perfettamente accettabile da parte dei cittadini. Riapriremo degli asili nido, alcuni con finanziamenti comunali, qualcun altro esternalizzandolo, e quindi non vedo tutto questo macello, questo sfracello che si suppone diventi. Noi stiamo onestamente lavorando a riportare fiducia alla nostra città. Adesso parliamo di scuola. Per la FLC-CGL, alla vigilia della ripresa in presenza delle lezioni per tutti gli studenti, c'è necessità di porre l'accento sulla vaccinazione del personale scolastico. La seconda dose, infatti, è stata somministrata solo al 2% di professori e personale ATA. Il dato abruzzese comunque è superiore a quello nazionale, sia per la prima che per la seconda dose. Sentiamo. Solo il 2% del personale scolastico nella regione Abruzzo ha effettuato la seconda dose della vaccinazione anti-Covid. La FLC-CGL esprime preoccupazione visto il rientro lunedì prossimo di tutti gli alunni nelle classi, anche nelle zone rosse. Il sindacato ribadisce la necessità di riprendere con urgenza il piano vaccinale del personale scolastico per ricominciare in sicurezza le lezioni al 100% in presenza per tutti i gradi della scuola. Occorre, secondo la CGL, accelerare anche in previsione dello svolgimento degli esami di Stato a giugno. La decisione del governo di far tornare in classe gli studenti richiede la soluzione di problemi oggettivi quali gli spazi necessari al distanziamento e il piano trasporti, continuano in una nota i sindacalisti. Problemi non risolti fino ad oggi in molti territori e non risolvibili entro il 26 di aprile.
Ad ogni modo, i dati per l'Abruzzo per quanto riguarda le vaccinazioni vedono 27.671 prime dosi somministrate, l'86,6% del totale, un numero superiore al dato medio nazionale del 76,8%, e 770 seconde dosi inoculate, pari al 2,41% del totale rispetto al dato nazionale dell'1,54%. Per questo, conclude la FLC-CGL, occorre accelerare il piano vaccinale per consentire di fare scuola in sicurezza. Insomma, l'abbiamo sentito anche dal servizio, tra le criticità indicate da più parti anche dal mondo della scuola per la ripresa delle lezioni a pieno ritmo c'è quella del trasporto pubblico. Al momento, secondo la tua, non si registrano criticità. Allora vediamo il servizio. Le cose stanno andando bene, siamo state tra le prime regioni in Italia a ripartire senza alcun tipo di problema significativo, quindi dati monitorati costantemente all'interno dei tavoli prefettizi e con la nostra sala operativa. Ora c'è questa ulteriore variazione in merito alla capienza, o meglio in merito alla frequenza che dovrebbe stare al 100%, noi ci stiamo attrezzando, certo il passaggio fondamentale avverrà comunque a valle dei tavoli prefettizi. Noi abbiamo trovato una macchina che ha funzionato bene sul 75% di frequenza media, c'è da vedere se sia necessario apportare qualche correttivo qualora tutte le scuole si avvicinino ad un 100% effettivo, ma questo lo vedremo questi giorni. Certo, ripeto ancora, l'indicazione vincolante per noi resta quella che emergerà dai tavoli prefettizi. Noi lavoriamo in assoluta sinergia, Regione Abruzzo, tua che rappresenta la principale azienda, due terzi del trasporto pubblico abruzzese, e anche gli istituti scolastici, con cui ormai con alcuni dirigenti ci scambiamo anche WhatsApp di sera per sapere tutte le novità. La collaborazione assoluta, ed è stato il modo per far sì che in Abruzzo si ripartisse in sicurezza con le scuole senza il problema dei trasporti che invece hanno avuto altre regioni. Anche se ancora un po' presto, state già pensando al prossimo anno scolastico a settembre, quando probabilmente si andrà verso una quasi normalità? Allora, molto dipenderà, come è successo in UK, dall'andamento dei vaccini, dal grado di immunizzazione, però noi ormai abbiamo tarato una macchina organizzativa su almeno 4-5 modelli che variano in base alla percentuale di frequenza nelle scuole e alla percentuale di riempimento dei mezzi. Quindi abbiamo un sistema che prevede bis interni, corse effettuate da noleggiatore NCC, e l'apporto è variabile a seconda l'andamento di questo due variabili. Certo, nel caso in cui vi sia una frequenza a scuola al 100% o vicino al 100% e vi sia, permanga il limite del 50% di sedute, lo scaglionamento di orario sembra l'unica soluzione. La cosa, la posizione espressa, che secondo noi è quella di buon senso, insieme all'andamento, meglio all'aumento della percentuale di frequenza nelle scuole, aumentare anche la percentuale di caricamento sui bus. Quindi l'ideale sarebbe passare ad un 80% come prima. Voltiamo pagina e ci occupiamo adesso di lavoro. Con la fine dell'iter burocratico del secondo decreto interministeriale è stato chiuso il cerchio relativo ai fondi destinati ai trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità straordinaria per i lavoratori e le imprese dell'area di crisi complessa Val Vibrata, Valle del Tronto Piceno. 20 giorni fa erano state sbloccate le risorse per l'anno 2021 pari a 16,7 milioni con il decreto odierno invece vengono recuperati più di 4 milioni di euro che vanno a coprire gli interventi della CIGS dell'anno 2020. Così in una nota il sottosegretario al lavoro Rossella Coto. Questo risultato, aggiunge, è stato possibile grazie all'approvazione di un emendamento del Movimento 5 Stelle alla legge di bilancio 2021. Senza i fondi dello scorso anno sarebbero rimasti bloccati, continua il sottosegretario, anche i pagamenti per questo anno. I lavoratori ora possono tirare un sospiro di sollievo, ma ora conclude il momento per ripensare il futuro dell'area di crisi complessa.
Andiamo avanti ora. A Teramo i ristoratori sono pronti alla ripartenza e chiedono al Comune la creazione di vie del gusto nel centro storico della città. Gli operatori del settore suggeriscono la pedonalizzazione di alcune vie centrali che puntino all'enogastronomia. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Teramo città si prepara a tornare in zona gialla. La spinta propulsiva arriva dai ristoratori teramani, dai più storici ai giovanissimi, che hanno fatto rete, costituendo l'associazione Aria. Oggi tutti insieme chiedono all'amministrazione comunale di pedonalizzare alcune strade del centro cittadino e realizzare delle vie del gusto. E l'amministrazione ha già qualche idea in proposito, come ci spiega l'assessore alle attività produttive del comune, Antonio Filipponi. Quali sono le vostre idee di ripartenza? Confermare un po' tutto il lavoro che abbiamo svolto lo scorso anno, quindi anche confermando le vie del gusto, via Capuani, tutte le altre vie che hanno una vocazione specifica proprio sull'enogastronomia e chiaramente confermando quegli eventi come Teramo Natura Indomita che hanno dato una vocazione estiva alla città di Teramo. Siamo agli sgoccioli, attendiamo di conoscere la normativa che ci consentirà di riaprire le attività di ristorazione all'aperto, confermiamo gli spazi all'aperto, i gestori delle attività non dovranno fare nessuna richiesta di tipo burocratico, ma potranno semplicemente tirar fuori all'esterno i tavoli e le sedie facendo seguito all'autorizzazione che hanno ricevuto lo scorso anno, quindi andiamo in continuità con quell'autorizzazione senza andare ad aggravare a livello burocratico le procedure. Per quanto riguarda gli orari di apertura, di chiusura? Ecco, aspettiamo appunto di conoscere la bozza, quello che sappiamo ad oggi che continua ad esserci il coprifuoco, questa per noi è un po' un'assurdità perché se si parla di cena con un coprifuoco alle 10, aspettiamo di conoscere il documento per capire effettivamente che cosa stanno pensando. Certamente noi ci immaginiamo un'estate molto simile a quella dello scorso anno, con i contagi che speriamo torneranno a scendere in maniera significativa, anche perché i vaccini comunque in questo momento stanno proseguendo in maniera molto rapida e quindi ci aspettiamo un'estate come quella dello scorso anno dove non c'era il coprifuoco naturalmente e dove gli allestimenti esterni anche delle attività di ristorazione hanno contribuito a rendere più accogliente la città. Proseguiamo con una notizia di cronaca. Un'area di oltre 5.000 metri quadrati è stata sequestrata a Casoli in provincia di Chieti dai carabinieri del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, area sulla quale secondo le indagini venivano trattati senza autorizzazione rifiuti inerti provenienti da attività di edilizia e di demolizione. Tre persone in concorso tra loro, fra le quali i titolari di due ditte, sono indagate per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Andiamo avanti in provincia dell'Aquila, ad oltre un anno dallo scoppio della pandemia, andiamo ad ascoltare il bilancio delle attività messe in campo dai carabinieri. Sentiamo il servizio di Infomedia News. Controlli straordinari sul territorio per garantire il rispetto delle norme anti-Covid, vicinanza ai bisogni delle persone più deboli e un grande impegno nell'emergenza al fianco dei cittadini e degli operatori sanitari. Gli uomini e le donne dell'arma, in prima linea da oltre un anno nella battaglia contro il virus, proseguono in questo percorso, mettendo a disposizione ancora una volta personale e mezzi in tutte le fasi dell'emergenza sanitaria. Solo nell'ambito dell'iniziativa IGEA del Ministero della Difesa sono stati superati i 40.000 tamponi effettuati nei tre drive-thru della provincia. A fare il bilancio dell'attività il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri dell'Aquila, Nazareno Sant'Antonio. Al fianco anche delle altre forze di polizia, noi quotidianamente effettuiamo attività di controllo sul territorio per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Vorrei dire che l'arma dei carabinieri è impegnata anche con i suoi reparti di specialità, con il nucleo ispettorato del lavoro e con il NAS, continuamente e quotidianamente effettuiamo controlli sia sulle aziende che rimangono aperte, sia nelle attività commerciali per garantire il rispetto di tutte quante normative anti-Covid. Sin dall'inizio di questa pandemia l'Arma dei Carabinieri è scesa in campo al fianco delle persone anziane con un'iniziativa importantissima, cioè quella di poter andare a ritirare la pensione qualora le persone anziane fossero sole o non avessero nessuno a cui delegare il ritiro della pensione.
Dopodiché a novembre, come voi ricorderete, nel momento in cui siamo entrati in zona rossa, l'Abruzzo è entrato in zona arancione, abbiamo reso operativi 3 drive-thru nella provincia, uno all'Aquila, uno a Avezzano, uno a Sulmona, dove l'Arma dei Carabinieri ha fatto uno sforzo importante nell'ambito dell'iniziativa del Ministero della Difesa denominata IGEA, impegnando complessivamente e quotidianamente 3 medici e 6 infermieri, tutti i carabinieri, nell'effettuazione dei tamponi alla popolazione residente. A oggi posso dirvi che abbiamo oltrepassato di gran lunga la soglia dei 40.000 tamponi effettuati, e che è un risultato molto importante, e anche questo contribuisce notevolmente nella lotta al Covid, perché libera risorse sanitarie dell'ASL per l'effettuazione dei tamponi affinché si possano concentrare a fare altro. Restiamo in provincia dell'Aquila. Da ieri è scomparso da ieri mattina Gabriele Antonini, questa è la sua fotografia, che si è allontanato dalla sua abitazione facendo perdere le proprie tracce. L'uomo non ha portato con sé il cellulare, la famiglia questa mattina ha presentato denuncia per allontanamento volontario. Da ieri mattina non si hanno tracce di questo nostro concittadino Gabriele Antonini, e l'appello del sindaco Enzo Di Natale: non è tornato a casa e non ha telefonini con sé. Se avete notizie, fatemi sapere subito. Questo l'appello, ripetiamo, del sindaco. Chi dovesse avere notizie oppure averlo incontrato è pregato di mettersi in contatto con i carabinieri. E proseguiamo ora con il nostro telegiornale. Cambiamo argomento. Il mese di aprile è dedicato alla prevenzione delle patologie correlate al consumo e soprattutto all'abuso di alcol. L'ASL di Pescara, tra le altre, ricorda che il servizio dipendenze, il SERD, è attivo e ha continuato a funzionare anche in questo periodo di pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Istituto Superiore di Sanità dedicano il mese di aprile alla prevenzione alcolologica. Il consumo di alcol in era Covid-19 rappresenta un'emergenza sanitaria. L'aumento dei consumi è preoccupante. L'incremento delle vendite di alcolici online è del 425%. Il 63% degli italiani ha aumentato il consumo di alcolici. Tra le persone che hanno patologia alcol correlata si evidenzia un significativo incremento del rischio della ricaduta e lo stato di sofferenza delle famiglie aumenta. L'ASL di Pescara ricorda che il consumo di alcol non protegge in alcun modo dal Covid-19 o impedisce di esserne infettato. Al contrario, chi fa un consumo dannoso di alcol è ad aumentato rischio di infezione. Nel tempo della pandemia l'attività clinica presso il servizio di alcolologia SERD ASL Pescara non è stata mai sospesa. La persona che presenta problematiche alcol correlate è frequentemente sottoposta a rischio di ricaduta con peggioramento delle condizioni psicofisiche e quindi necessita di un monitoraggio clinico e di un sostegno psicologico. Inoltre si evidenzia che i gruppi di auto mutuo aiuto, anche in modalità online, sono un importante riferimento per le persone con problematiche alcol correlate e per le loro famiglie. Prima di passare allo sport, come nostro obbligo, vi diamo conto di una richiesta di rettifica e precisazioni che è arrivata a firma di Chiara Morrone, che si è sentita chiamata in causa da un nostro servizio andato in onda ieri, relativo all'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato al sequestro della villa dell'imprenditore Teramano Aldo Di Francesco. Peraltro, dottoressa Morrone, che non era stata tirata in ballo nel servizio in quanto nell'audio non compare e non viene menzionato il suo nome. Comunque diamo conto delle precisazioni che ci ha chiesto di riferire. Il fondo patrimoniale a cui il servizio giornalistico fa riferimento, scrive Chiara Morrone, non è in alcun modo riconducibile alla sottoscritta. Nel trust in cui l'immobile è conferito e a cui si fa riferimento come fondo patrimoniale, la sottoscritta non figura né come disponente, né come trustee, né come beneficiaria, né in nessun altro ruolo. La sottoscritta, continua la nota, non è coniuge convivente del Di Francesco, ma è da questi separata dal 2020 ed abita la casa in forza del provvedimento del giudice emesso in sede di separazione, che autorizza i coniugi a vivere separati nell'abitazione a cui il nostro servizio si riferisce. Si tiene inoltre a precisare
Concludiamo che la sottoscritta ignora le motivazioni del sequestro dell'immobile riconducibile all'operato della sola persona di Francesco. Aggiungiamo noi che il servizio confezionato dalla nostra Tania Bonici Castelli è stato realizzato attenendosi scrupolosamente alle risultanze dell'indagine e al comunicato emesso dalla Guardia di Finanza di Teramo. Proseguiamo con il nostro telegiornale, adesso come detto passiamo allo sport. Continua ad allenarsi in forma individuale il gruppo squadra del Pescara. Gli ultimi cicli di tamponi non hanno evidenziato nuove positività e se tali risultati si confermeranno nei prossimi cicli, l'ASL potrebbe dare la possibilità ai tesserati negativi di svolgere sedute collettive. Oggi in campo alle 15.30 anche la primavera del Pescara nel recupero di Frosinone. L'allenatore iervese ha parlato così del suo futuro e della speranza di salvezza della prima squadra. Lo ascoltiamo. Credo che in questo momento l'obiettivo è normale, che è l'obiettivo mio personale, è quello di poter avere un'occasione e poi cercare di sfruttarla al massimo. Io sicuramente l'idea è quella di poter un giorno cercare di fare il salto, ecco, nei professionisti o nei grandi, avere un'occasione per poi. Spetterà a me sicuramente capire e dimostrare di essere alla e spezia. Poi c'è sempre quel sogno nel cassetto, è giusto che sia così, un giorno di sedere su quella panchina del Pescara, no? Vabbè, penso che sia il sogno di tutti, quindi quando arriverà, se dovesse arrivare oppure se dovessi avere l'occasione, sarei il primo a essere felice, altrimenti andremo avanti, però ecco, come diceva Alessandro, sicuramente l'idea mia c'è, quella di poter fare, ecco, avere un'occasione. Intanto fai un ingrosso in bocca al lupo a Grassadonia. Per questo assolutamente sì, devo dire che anzi approfitto perché è veramente un allenatore molto preparato, mi ha fatto un'ottima impressione, l'ho visto lavorare, è un grandissimo lavoratore, devo dire che sta facendo un grandissimo lavoro e spero che lui possa avere la possibilità di portarlo a termine e di raggiungere l'obiettivo col Pescara, perché è un allenatore che merita tantissimo. Ci credi in questa salvezza, Gigi? Sì, assolutamente. L'ho sempre detto, lo continuerò a dire fino all'ultimo secondo, quindi speriamo di poter raggiungere. Ecco, il sogno sarebbe di poter raggiungere la salvezza e nello stesso tempo noi di raggiungere questo obiettivo che per noi è un obiettivo grandissimo e sarebbe bello anche per la nostra società e per i tifosi. Lasciamo la Serie B, adesso scendiamo in Serie C per parlare del Teramo. Questa mattina alla ripresa degli allenamenti in vista della dura trasferta di Avellino domenica prossima in occasione della penultima giornata di campionato. Ancora tante le incognite per il tecnico Paci, che dovrà fare i conti con le numerose assenze. Sempre oggi il centrocampista Costa Ferreira ha parlato del traguardo playoff praticamente raggiunto e anche di futuro. Lo ascoltiamo. Hai detto anche tu, no? Penso che essere nelle prime 10 già è un ottimo risultato per questa squadra, perché comunque non eravamo a lungo andare, non eravamo tra le favorite per entrare in playoff, diciamo le cose come stanno. Però essere a settimo, ovviamente tra settimo e ottavo cambia, perché comunque ci permetterebbe di fare una partita, almeno la prima partita in casa. E sarebbe un ottimo risultato, ecco. Faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo. Sappiamo che siamo un po' in emergenza, però ecco, cerchiamo di non trovare alibi e di mantenere questo settimo posto. La squadra nei suoi limiti è riuscita a fare 48 punti fino adesso, parecchi limiti, diciamo. Quindi penso che sia tanta roba, ovviamente. Abbiamo dato il massimo, ovviamente, come hai detto te, abbiamo tanti limiti, non siamo riusciti a migliorarci durante questo campionato. Le altre squadre con i valori più importanti sono venute fuori alla lunga. Noi siamo calati pian piano, perché comunque i valori, come detto prima, i giocatori poi si fanno vedere in campo, si fa sentire la differenza di blasone, di esperienza in campo. Forse è questo che ci è mancato parecchio questo campionato, un po' di esperienza, un po' di maturità, come ho sempre detto in parecchie interviste. Non me l'aspettavo di fare così comunque buono, non direi, una discreta stagione normale per le mie possibilità, per comunque per il gruppo, per la squadra che eravamo.
una stagione normale, perché sicuramente si può fare sempre meglio. E di leader non è che mi sento un leader, però sicuramente cerco di mettere a disposizione dei miei compagni un po' di esperienza, un po' degli errori che ho fatto in passato, e cerco di aiutarli a non ripetere quegli errori che poi magari mi stanno trattenendo ancora magari in Serie C. Quindi cerco di fargli capire la strada giusta e di dargli una mano per andare via da queste categorie, ecco. Costa Ferreira si è guadagnato la riconferma e il prolungamento del contratto col Teramo. Ma questa è una domanda da fare al presidente, al direttore, ecco. Io la disponibilità l'ho sempre data, quindi anche se poi non abbiamo mai parlato, però ecco, non avrei problemi a parlare con il direttore, col presidente, però è stato un discorso che non abbiamo mai affrontato, quindi ci sarà poi il tempo. Ora il calcio a 5, la SD Florida, formazione femminile di futsal, reduce da una brillante salvezza in Serie A2, è pronta a scendere in campo per la Coppa Italia nella finale del prossimo 26 di aprile a Rimini con l'Accademia Bergamo. Vediamo il servizio. All'Aurum di Pescara c'è stata la presentazione della SD Florida, questa bella realtà di calcio a 5 femminile che, dopo aver ottenuto una brillante salvezza nel campionato di Serie A2, si appresta ora a partecipare a questa Coppa Italia con grandi ambizioni. Quella del 26 aprile potrebbe essere davvero la classica ciliegina sulla torta di una stagione per voi comunque da incorniciare. Sicuramente, considerando che lo scorso campionato navigavamo in zona playoff all'atto della sospensione, la possibilità data purtroppo dalla rinuncia di molte franchigie che avevano un diritto acquisito sul campo per partecipare al campionato di categoria superiore, ovvero quello della A2 nazionale, ci ha dato la possibilità di chiedere un ripescaggio dove obiettivamente fra tutte le squadre che lo hanno presentato siamo risultati di gran lunga i primi, soprattutto per anzianità di matricola FIGC e anche per meriti sportivi acquisiti con i successi ottenuti in questi anni. Mi vogliamo un attimo parlare della vostra realtà? Quando io e mio padre abbiamo deciso di rilevare questa società, era già una realtà che aveva saputo consolidarsi anche a livello di successi e di importanza nel mondo del calcio a 5 femminile. Noi il primo anno che abbiamo rilevato la società, appunto grazie a quel gruppo di ragazze, quindi senza ulteriori innesti, ma quindi valorizzando il patrimonio preesistente, mantenendo un tecnico che io ho sempre amato definire fuori categoria, perché era Marcus Vinicius Lona, che è uno dei giocatori di futsal più forti che abbiano mai calcato le scene in Italia. Quindi con lo stesso roster, come si dice in gergo, abbiamo vinto il campionato di Serie C regionale e abbiamo vinto la Coppa Italia allora di categoria. Quindi abbiamo iniziato una progettualità appunto in quel senso, valorizzando quello che esisteva, e l'idea successiva è stata sempre quella di creare un movimento giovanile di base forte dietro la realtà preesistente. Il TG6 delle 14 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento come sempre è alle ore 19, se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e chiaramente anche sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.